Caccia dintorni sulle tracce della passione e torniamo a far visita al nostro amico veterinario, il dottor Amedeo Ghilardi. Dottore, nella puntata precedente avevamo parlato di accoppiamento, di gestazione, di parto. In questo video invece andiamo a spiegare ai nostri amici che ci seguono i cuccioli, come vanno trattati subito da quando nascono e quali sono i suggerimenti che si sente di dare. Allora, il suggerimento che mi sento di dare è questo: quando un cacciatore decide di prendere un cucciolo, di recarsi sul posto dove è stato allevato, vedere la madre, vedere il padre, vedere il carattere dei genitori, controllare geneticamente cosa. Magari vedere anche se ci sono degli zii, dei parenti, per vedere questa La genealogia. la genealogia cosa ha dato. Detto questo, come avevamo detto nella precedente sessione, quando abbiamo parlato del parto e via dicendo, il cucciolo si può acquistare sui 60 giorni. Cioè, uno si può recare sul posto anche prima, cominciare a vedere come si comportano i cuccioli e comunque prima di 60 giorni non si può Cederlo. cederlo. Per quello che riguarda lo studio comportamentale del cucciolo, ci sono dei testi, io ho letto delle traduzioni di testi inglesi. Per esempio su dei test che vengono fatti in Inghilterra sui cuccioli per vedere le loro caratteristiche attitudinali che possono essere olfattive, cioè praticamente quando i cuccioli sono piccolissimi si prende una ciotola, loro stanno dormendo, si prende una ciotola con del cibo e si pattano a distanza e piano piano ci si avvicina. Quello che avvertirà prima l'odore del cibo, dimostra di avere un olfatto Più più sviluppato. sviluppato oppure di saperlo usare. Un altro test è quello, per esempio, gli anglosassoni dicono che l'animale, cioè noi tendiamo a dare una certa rilevanza al fatto che l'animale abbia praticamente sia vivace, sia intraprendente. Loro no, loro dicono che l'animale intraprendente in natura è destinato a fare una brutta fine, nel senso che può essere vittima dei nocivi, può andare su dei pericoli, cioè praticamente hanno delle teorie opposte alle nostre. Dopo questo è tutto da vedere. Qui abbiamo un bel soggetto di Pointer, Sì. è già stato svezzato Femmina, chiaramente, una sì, femmina. femmina. Allora, la prima cosa da vedere è il piano vaccinale. Allora, il veterinario del proprietario di questi cani attuerà un piano vaccinale che parte, praticamente ci sono vari tipi di piani vaccinali, di solito si fanno tre vaccinazioni partendo. Non voglio, cioè ognuno ha Il proprio il proprio metodo, le metodo così, proprie idee. comunque si parte e a distanza di 15 o 20 giorni si procede poi ai richiami. Ma questi vaccini vanno già fatti nei primi 60 giorni? Esatto, perché se, ci sono malattie che possono colpire l'animale anche a 30-40 giorni, cioè bisogna tener conto anche di quello. E perciò tante volte si interviene anche a 40 giorni con la vaccinazione, per esempio per la gastroenterite, per la parvovirosi, la coronavirosi, aspettare di più può essere pericoloso. Vanno tenuti sotto controllo. Esatto. È importante il libretto sanitario perché così si vede, si vedono le date. Libretto sanitario che accompagnerà poi tutta la vita del nostro cane. Esatto, che viene fornito dal veterinario di fiducia con i vari timbri, che il veterinario si prende anche una certa responsabilità e poi
viene un'altra cosa, è l'identificazione, cioè il microchip, che dovrebbe essere fatto a 30 giorni di età con i dati del proprietario per vedere la tracciabilità, cioè da dove siamo partiti, si vedono tutti i vari passaggi poi dal primo proprietario ai vari proprietari che susseguono, oppure se rimane solo uno il proprietario è quello. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, prima ci pensa ovviamente la mamma. Una volta passati dallo svezzamento, qual è l'alimentazione consigliata? Ci sono dei mangimi oramai che sono quelli che creano meno problemi, perché sono già bilanciati dalle ditte che li producono. Partiamo dal puppy, cioè dal cucciolo, che può avere dai 25 giorni in più. Anche le dimensioni delle crocchette sono più piccole, in base anche alla morfologia dell'animale, alla dentatura, per andare poi verso lo junior fino a un anno, e dopo l'anno l'adulto. Quando possiamo invece introdurre un'alimentazione complementare, arricchita magari di proteine, carboidrati? No, cioè è già completa. Cioè l'alimentazione è già costituita da proteine e carboidrati. Di solito nel cucciolo le proteine hanno una percentuale superiore. E in più ci sono anche degli integratori che contengono sali minerali, via dicendo, per l'armonico sviluppo dell'animale. Un'altra cosa importante è la sverminazione. La sverminazione avviene dai 20 giorni con due somministrazioni, cioè una a 20 giorni e una a 40, cioè a 20 giorni di distanza o a 35, che è molto importante pulire l'animale da eventuali parassiti. Ecco, diciamo, facciamo un passo indietro, va tenuto comunque quando la cagna ha partorito in un ambiente pulito, in un ambiente caldo, detto sotto le lampade. L'igiene è fondamentale perché è quella che non permette lo sviluppo anche di ectoparassiti, che sono quelli tipo zecche, pidocchi, roba del genere, che possono anche quelli attaccare il cucciolo, e poi curare un cucciolo è molto più difficile che la somministrazione di questi antiparassitari. Nel cucciolo bisogna andare con le molle, perché è più sensibile a questi prodotti, possono danneggiare la sua salute, mentre nell'adulto è più tollerato. Dottore, una volta trascorso il periodo dei 60 giorni, il nostro cane può cominciare la propria vita, diciamo anche un pochino sportiva, anche un pochino da caccia. Quali sono i consigli che bisogna dare? Non so, quando smettere il primo guinzaglio, quando portarlo fuori all'aperto? Allora, il più presto possibile, specialmente l'educazione, il guinzaglio, il fatto che al richiamo sia ubbidiente, rientri, tutte queste cose saranno molto utili, perché il fuscello va piegato quando è giovane. Quando è debole. Cioè bisogna cercare di fargli capire, no, che il proprietario fa tutto questo, cioè lo chiama, lui deve venire con calma, e si ottiene molto più facilmente quando è giovane, no? Poi già quando il cane comincia ad avere sui 3 mesi, portarlo in un terreno preferibilmente dove non ci siano pericoli, e via dicendo, magari cintato, e cominciare a vedere la sua attitudine a correre, a muoversi, la sua curiosità a queste cose, sfruttare appunto questa sua voglia di muoversi e vedere le sue attitudini. Come una raccomandazione, specialmente per le razze inglesi che sono molto generose, tipo Pointer in questo caso, Pointer inglese, Setter inglese e le varie razze inglesi, è quella di non esagerare, specialmente nei mesi caldi,
Cioè il cane va mosso o nelle prime ore del giorno. Con la frescura del mattino. La frescura e le ultime le ore antelucane. Ecco. Perché cosa fa? Il cane, dato che la sua voglia di andare, all'inizio corre a bocca chiusa. Poi comincia a correre a bocca aperta, cosa succede? Le prime vie respiratorie, la faringe, la laringe e via dicendo, lì ci sono le tonsille, danno luogo a delle patologie, appunto, delle prime vie respiratorie. Infiammazioni. Faringite, che, per dirlo in modo semplice, si è appurato che queste patologie, dando l'irruzione batterica, questa irruzione batterica si può trasmettere anche all'ossatura in un animale che sta crescendo, si sta formando e danneggiando appunto l'armonicità della sua crescita. Anche in questo caso serve il controllo veterinario. Esatto, perché si procedere tempestivamente a curare un focolaio di infezione vuol dire non permettere che si trasmetta più in maniera più generale. Anche perché potrebbe trasmetterlo ad altri animali, altri cani che sono vicini a lui? No, queste malattie non sono trasmissibili, sono dovute all'errata valutazione del suo addestramento. Perché noi siamo portati, vediamo un cane che corre, vorremmo farlo correre di più, però magari è troppo tenero per poter sopportare determinati ritmi. Anche perché durante il primo anno di vita è sempre in crescita, quindi un cambiamento morfologico può essere costante. Esatto, è in crescita. Allora, per quello che riguarda la crescita, per quello che riguarda l'ossatura, si interrompe sull'anno, la crescita ossea. Per quello che riguarda la conformazione muscolare, più avanti, in queste razze si può ultimare anche sull'anno e mezzo. Volendo farglielo fare a ritmi troppo stretti, si rischia di compromettere un po' tutto. Si compromette magari la carriera di un animale che potrebbe dare molto di più. Ecco, per concludere questa nostra puntata dedicata al cucciolo, cos'altro si sente di dire? Un consiglio all'allevatore, al cinofilo, al cacciatore che deve gestire appunto il cucciolo? Consiglio che do io, che ho un'esperienza, perché di anni ne ho qualcuno, e secondo me, cioè, a parte, diciamo, la conoscenza di quello che bisogna far fare all'animale, che è essenziale, portarlo dove ci sono animali su cui si può allenare, terreni idonei, ma poi proprio di solito i cani buoni li tira fuori, li esprime sempre quello che addestra, che riesce a capirli e che li segue con pazienza. Quindi subentra l'esperienza anche. Ecco, deve essere una persona, anche quello che addestra, una persona competente, calma, riflessiva, intelligente anche. E allora anche il cane, che non a caso quelli che sono bravi a addestrare addestrano sempre bene. Cioè non è che gli viene fuori un cane e basta. Di solito la regolarità nel tempo si vede. Ecco, noi dottore abbiamo parlato, stiamo parlando ovviamente di cani che verranno poi dedicati all'aspetto sportivo. Un'altra cosa. Poi la capacità è quella di vedere se il cane ha veramente delle doti. Perché voler insistere su un animale che magari può andare bene per un cacciatore è una cosa. Voler a tutti i costi far diventare un cane del genere un campione, cioè anche lì si vede la capacità di capire se veramente, è come un calciatore, riuscire a capire se può arrivare a certi livelli o se è un calciatore normale. O il cane, c'è quello, il fenomeno è quello normale. Questo lo si capisce da qualcosa di particolare? Se si vede fare certe cose,
Cioè praticamente se un addestratore ha già visto dei grandi cani, sa già che per essere un grande deve fare quelle Cioè cose riesce a identificare il soggetto. lì. Bravo. Allora, quello che abbiamo detto fino adesso, noi lo abbiamo fatto per i cani da caccia, per i cuccioli che poi andranno all'aspetto agonistico. Sono consigli comunque che valgono anche per i cani da compagnia? Il cane da compagnia, la prima cosa che si deve, che io consiglio è cercare che l'animale, cioè allora, secondo me l'animale segue il padrone. Se il padrone, io nel mio ambulatorio veterinario vedo che se il cane è in mano a una persona equilibrata, anche il cane prende di solito questo andamento. Se il proprietario è una persona non troppo equilibrata, cioè un po' nervosa, roba del genere, Oppure l'ovizia. lo vizia, tende a trasmetterlo anche all'animale. Perciò cerchiamo di non vedere l'animale come un giocattolo. Ecco, quindi che anche il cane assumerà il carattere un po' del proprietario. Sì, cioè Si adatta. la verità è nelle cose semplici, non è nelle cose strane, roba del genere. Cioè l'andamento, praticamente la coppiata cane padrone, di solito, cioè lei quando vede, il cane deve capire al volo quello che vuole il padrone, e con l'andare degli anni capirà sempre Ci di deve più. essere una sintonia particolare. Anche per esempio il fatto di capire se il cane non sta mica bene, non sta bene, cioè di non preoccuparsi per delle cose troppo. Banali. Cioè non dobbiamo accanirci sull'animale, non è un giocattolo, dobbiamo cercare di fargli una vita serena come noi. Bene, a questo punto abbiamo esaurito un po' quello che è il discorso riguardante il cucciolo. Non mi rimane che ringraziare il dottor Amedeo Ghilardi, l'allevatore che ci ha portato questo bel cucciolo di Pointer. Un ringraziamento anche a Battista Quaresmini che ci ha dato l'opportunità di girare queste puntate. Caccia e dintorni, sempre sulle tracce della passione.